competitivo, senza cambi flessibili, la capacità competitiva della nazione è misurata dal saggio di profitto. Se io riesco a portare questo 20, farlo tornare a 30, portarlo al 35%, cioè ristabilire quello che c'era nel 96%, ma senza svalutare la moneta, bensì facendo deflazione salariale, le riforme strutturali vi dicono, non vi dicono altro nome, allora io renderò il mio sistema industriale capace di essere attrattivo per l'investitore straniero, che vede che sono diminuite, sono aumentati i guadagni, dice, oh, le tasse sono diminuite, però sono diminuiti gli stipendi, in qualche modo c'è dietro, ma sono 60 milioni di consumatori, non berranno solo vino, un po' di birra vorranno, quasi quasi faccio lo stabilimento dell'Heineken in Italia, qualche orologetto che non sia cinese lo vorranno, quasi quasi vengo a produrre anche in Italia con un orologio svizzero. Cambia? Invece, l'Istituto Enrico Mattei, ma anche la Banca d'Italia, hanno messo dei documenti in cui dicono: no, ragazzi, guardate che ci deve essere dell'altro che funziona. È vero che una parte della produttività esogena, quindi è legata agli investimenti, ma è anche vero che io ho una parte che è legata al lavoro che manca. Se io svalutassi, farei rientrare il lavoro, svalutassi la moneta, avessi la lira invece dell'euro, la svalutassi, avrei la possibilità di far entrare il lavoro. Facendo entrare il lavoro, io faccio riprendere gli operai che sono in cassa integrazione, i macchinari a pieno regime, e questo per me vorrebbe dire essere un pochino più produttivo. E io riuscirei ad ottenere quel recupero della produttività senza dover svalutare gli stipendi, però non c'è alternativa. O svaluto gli stipendi o ritorno alla moneta sovrana e svaluto quella, perché mi consente di riallineare i prezzi sui mercati internazionali. Io imprenditore faccio i prezzi in base alla manodopera. Se sui mercati internazionali la mia merce vale 15 dollari e vale 25 lire, vorrà dire che faremo una proporzione. Se invece oggi i 15 dollari li devo tradurre in euro, io sono costretto a dire devo vendere 8-9 euro, nemmeno le camicie se vendono più 8-9 euro. Cambia, vai a pagina 9. E come vedete i problemi giacciono nella domanda interna. Io la domanda interna ho bisogno assolutamente di non abbassare gli stipendi e di aumentare i fatturati. Per farlo io ho bisogno di fare uno shock nella mia economia, e questa cosa si può avere senza traumi sociali solo con il ritorno alla moneta sovrana, perché mi consente svalutando quella di fare in modo che tutti guadagnino e vincano, e gli imprenditori e gli operai. Nell'altro sistema, cioè quello attuale dell'euro, la situazione è dicotomica: o vince l'uno o vince l'altro, perché l'estero vince sempre. Sono io che mi devo adeguare all'estero abbassando i miei costi dentro. Come gli imprenditori li hanno già abbassati di più, non possono, stanno scappando, rimane solo un'alternativa, gli stipendi. Quindi l'attuale sistema nell'euro è dicotomico: o vince l'uno o vince l'altro. Quindi un dei due perde. Con il ritorno alla moneta sovrana sarebbe la possibilità per entrambi di vincere. Certo, diventa più difficile cambiare il cellulare iPhone tutti gli anni. Probabilmente aspetteremo un annetto, poi cambieremo dall'iPhone alla IMIVA, cioè attiviamo la MIVA con gli ingegneri italiani e cominciamo a rilavorare. Cambiamo. Mentre la produttività che ci vogliono mettere loro è questa. Chi di voi si ricorda il film di Woody Allen, Il Re Leone? Si addormenta, viene criogenizzato e si sveglia dopo 100 anni, scopre un mondo fatto di super banane, super fragole e super sedani. Questa cosa lui l'aveva prevista 20, 20, circa 40 anni fa. Guardate oggi, questo è un bar senza manodopera. Questa la fotografia l'ho fatta nella mia città. Ne hanno già installati 4. Tutti gli altri bar, non ce n'è più uno che guadagna. Domenica ho fatto un giro per il centro, c'era il bar più importante, il bar Pieroni nel centro storico, ma abbiamo giocato a calcio, se non ho detto vieni che ti offro un caffè. Domanda classica: come ti va il bar? Male. E come ti paghi lo stipendio? Meno male che ogni tanto mi chiama la coppa e vado a fare 3-4 mesi part-time, perché allora a quel punto chiede tuo fratello, mio fratello è andato a lavorare da un'altra parte. E quando tu c'hai la coppa chi lo manda avanti il bar? Papà e mamma che sono pensionati. Il bar più importante della mia città. Questa invece è una banca greca, zero dipendenti. Guardatela, perché questo è il futuro delle banche. E
È stato Profumo in Parlamento, dai nostri parlamentari, gli ha detto che le banche non erogheranno più credito, avranno solamente uno sportello dove uno deposita e prendeva i soldi. Ma le banche non erogheranno più credito, le aziende sotto 10 milioni di euro di fatturato dovranno andare in tasca. Se vanno in tasca e guadagnano bene, altrimenti dovranno chiudere. Rimarranno solo le grandi aziende sopra 10 milioni di euro che verranno portate in borsa valori per l'emissione dei mini bond, cioè le obbligazioni delle piccole aziende. 11, cambia. Allora, questa metodologia, che è quella europea, fa sì che solo l'Europa adesso va male, ma non tutta l'Europa, solo l'Eurozona. Gli americani se ne sono accorti e hanno messo un documento che si chiama, l'ente che si chiama Congressional Budget Office, ha messo un documento in cui dice: guardate, l'elevata disoccupazione non richiede investimenti, come ci dicono, per essere riproduttivi. In realtà troppi investimenti vuol dire troppi predatori, cioè molte volpi, e poche prede, pochi lepri. La popolazione di predatori, imprese, dipende dalla popolazione delle prede, cioè i consumatori fanno una domanda: se voi non lavorate, non guadagnate, non comprerete nemmeno. I predatori possono, cioè le aziende, possono prosperare in un'economia solo con l'abbondanza delle prede. Quindi se più noi guadagniamo, più possono crescere le aziende. La crescita della popolazione di predatori cessa quando la sua crescita supera quella dell'offerta alimentare delle prede. Sub 4, la popolazione di predatori va in declino. Quando noi smettiamo di guadagnare e di lavorare, le aziende locali muoiono. Muoiono tutte. Il sistema predatore è autoannichilente, senza un intervento esterno, lo Stato brutto, cattivo e democratico che reintroduca le prede, cioè funzione dello Stato per introdurre le prede, lo stanno dicendo quei comunisti degli americani. Quei comunisti degli americani. 12. Da dove nasce questo sistema, il pre-predator game model? Nasce dall'osservazione dell'ecologia, no? Se io in un territorio rilascio le prede e le volpi, io vedo che più crescono le prede, più crescono i predatori, e viceversa, vanno insieme. Quindi è vero che più i salari crescono e minori saranno gli investimenti, e che poi un calo di investimenti crea disoccupazione, quindi diminuiranno. Però cosa dici, che più i salari crescono e calano gli investimenti? No, perché se i salari crescono, crescono i consumi, c'è prospettiva di profitto. No, la teoria che prospettano questi della dei neoclassici, la loro teoria dice questo. In realtà c'è un ciclo che è chiamato di Samuelson, che dice che in pratica io posso far crescere la mia economia facendo crescere le prede e i predatori, fino al punto in cui, come adesso, dato che cominciano a scarseggiare le prede, cominciamo a farci guerra l'un con quell'altro. E in effetti in questi giorni noi ci troviamo in una situazione in cui la Germania è l'unica che ha l'avanzo di bilancio, cioè incassa più di quanto spende, e la sua economia va intorno all'1%. Tutte le altre nazioni dell'Eurozona sono sotto, sia come hanno tutte il deficit di bilancio, i francesi stamattina oltre il 4 addirittura, ed in più cominciano ad avere elevatissima disoccupazione. Quindi siamo arrivati al punto in cui, se non cambiamo qualcosa, se non facciamo un po' gli americani, rischiamo che la nostra economia muore. Vai alla 13. Noi stiamo vivendo in questo momento. Se noi non introduciamo moneta, non reintroduciamo domanda aggregata, è un gioco a somma zero. Quindi sono due predatori in concorrenza tra di loro, ovviamente uno vince e l'altro muore. E l'immagine è emblematica, no? Vai alla 14. Allora, che cos'è l'euro? L'euro in pratica, voi lo vedete come una moneta, in realtà l'euro è un sistema di gestione dei conti pubblici. L'euro è questa cosa qua, questa formuletta qui, chiamata equivalenza intertemporale dal Ministero, dal MEF, dice che dato che noi abbiamo il debito pubblico, noi dobbiamo fare una serie di avanzi tutti gli anni per poterlo ammortizzare nel raggio di 15, 20, 30 anni, quello che sia. Questo qui comporta che noi tutti gli anni toglieremo denaro dall'economia, perché quando lo Stato smette di spendere, prende più tasse dei servizi che eroga, di stipendi che magari paga, toglie moneta dall'economia. Fino a quando non ci avevamo l'euro, invece noi avevamo un'equazione che era questa, che è completamente diversa, dove in fondo c'è una piccola
una piccola letterina che indica che noi potevamo stampare moneta, monetizzare il debito pubblico. Fino a una certa data, 1988, noi eravamo intorno al 1986. Eravamo intorno al 25% di moneta stampata. Ad un certo punto in poi i tedeschi ci hanno detto: no, basta, la devi portare al 10%. E oggi le riserve sono più o meno il 9, 10, 11% di tutta la moneta che circola, che è moneta bancaria prevalentemente. La moneta che circola è poca.